eccoci ad una nuova puntata di Penne e Calamaio. Oggi ospite dei 10 minuti che abbiamo a disposizione è Marco Canella. Ciao Marco, ben arrivato. Ciao Tonante, ciao a tutti, per me è un piacere essere qui. Allora, io parto sempre con la stessa domanda, che è chi è Marco scrittore e Marco di tutti i giorni? Allora, tu fai questa domanda, ma io non mi sono preparato comunque, quindi mi convivo. Allora, Marco di tutti i giorni è un ragazzo normalissimo come tanti altri, che ha un lavoro, ha una famiglia e che comunque, insomma, si dà da fare per cercare di dare il meglio di sé. E quello invece è legato alla scrittura è un Marco che invece mette da parte la quotidianità per dare spazio ai sogni, a quel qualcosa che va oltre l'ordinario e nel quale mi ritrovo bene e a mio agio, perfettamente calato, in una realtà parallela, ecco, diciamo, che mi fa stare bene. Che poi il genere che tu hai scelto è un genere molto particolare per un maschietto, diciamo, tu scrivi romance. Sì, romance ed erotico, infatti sono generi che di solito sono scritti dalle donne per lo più per un pubblico femminile. Però sì, io ho cercato comunque di andare oltre i pregiudizi, perché comunque è un genere che adoro, che mi è sempre piaciuto, mi piace descrivere, cercare quantomeno di descrivere i sentimenti e comunque calarsi comunque anche nei personaggi femminili è una cosa che adoro, anche se non è semplice per un maschietto, perché comunque posso cercare di mettere quella sensibilità che comunque credo di avere, anche se magari non è affinato come quella delle donne, però cerco di mettere quella sensibilità che comunque magari in altri generi non potrei mettere. Ecco, mi piace molto descrivere i sentimenti, sicuramente. Quindi è praticamente una scelta che tu hai fatto con il cuore, sì, fondamentalmente. Sì. Esatto, allora ho spento la mente e ho acceso il cuore per scegliere. È molto carina questa tua affermazione. Senti, parliamo adesso spaziando in quello che è la vita di uno scrittore. Un genere che vorresti provare, nel quale vorresti cimentarti, e un genere in cui dici: guarda, manco se mi pagate oro, non ci metto mano. Allora, un genere che mi piacerebbe e per il quale sto anche provando a cimentarmi è un non di genere, ovvero quei libri che comunque non sono classificabili in nessun genere. Sono quei libri, diciamo, che di solito si scrivono per un vasto pubblico, perché può catturare qualsiasi persona non rientrando in un genere specifico. E quindi questa è una cosa che sto cercando di fare, anche se non è molto semplice, perché questo non di genere richiede uno stile molto, molto alto, e quindi sto cercando di lavorare, studiare le tecniche di scrittura proprio per cercare di migliorare il mio stile e poter riuscire a scrivere anche di questo genere non di genere. Invece un genere che veramente non riuscirei mai a scrivere è, credo, anzi sono due, il giallo e anche la fantascienza. Pur essendo un disegnatore meccanico che quindi comunque lavora anche a contatto con il metallo, comunque la fantascienza non rientra nelle caratteristiche e nemmeno il giallo. Mi piace leggerlo il giallo, però non riuscirei mai a creare una trama così, così fitta, così complessa come richiede il genere. Quindi riconosco il mio limite. Senti, parlando del genere non genere, praticamente è un miscuglio di tanti generi diversi? Sì, praticamente sì. Infatti io leggo non solo romance, ma di tanti generi. Sto studiando un po' anche cosa c'è dietro di vari generi, proprio perché creare un non di genere significherebbe comunque mescolare tanti generi tra di loro. Puoi trovare la storia d'amore, puoi trovare anche magari qualche sfumatura thriller, qualcosa di erotico. Qualcosa anche di fantascientifico, perché no? E quindi sicuramente è difficile anche per questo, perché comunque devi comunque conoscere un po' le basi di ogni genere per cercare di scrivere un non di genere, il che sembra paradossale, ma è così, cioè è giusta la tua osservazione. Quindi è una sorta di vita di tutti i giorni, perché comunque noi viviamo tante, tante situazioni in tutti i giorni della vita.
Sicuramente, infatti a me piace molto anche l'idea, mi piacerebbe l'idea di scrivere non di genere, perché comunque io scrivo proprio perché sento una necessità, un bisogno, e questa necessità esce anche guardandomi attorno, vedendo determinate cose che succedono nel quotidiano e mescolando comunque sempre anche con sentimento, perché comunque quella è una caratteristica che penso di avere, quella di scrivere sentimenti, e quindi devo usarla anche nel non di genere. Però è veramente un descrivere la quotidianità. Infatti ci sono libri come magari quelli di John Fante, di Massimo Gramellini o altri, che sono tutti non di genere e nei quali io mi ritrovo come Gutti, proprio perché mi piace questo loro descrivere la quotidianità, storie di vite anche di persone semplici, ma paradossalmente tante volte sono le persone semplici quelle che hanno quel qualcosa in più da dire, secondo me. Guarda, è un discorso interessantissimo, e non sapevo che il mescolare i più generi in uno si potesse definire in questo modo. C'è sempre da imparare. E quando hai iniziato a scrivere? Nel senso, quando è che Marco si è svegliato una mattina dicendo voglio diventare uno scrittore? Diciamo che non c'è proprio una data precisa, perché appunto essendo un bisogno che sentivo dentro di me è venuto un po' in automatico, quello di comunque di sfogarsi, di trovare una valvola di sfogo scrivendo parole su carta, o meglio anche su computer, perché ormai su carta scrivo veramente poco. E quindi è venuto un po' da sé la cosa, però sai, poi a forza di scrivere, comunque interfacciarmi anche con un po' col mondo letterario, anche grazie ai social, perché comunque i social sono molto utili in questo, mi sono detto che magari sai anche arrivare a qualche pubblicazione, vedere anche un po' il pubblico, la reazione del pubblico di fronte a quello che magari scrivevo, sarebbe stata una cosa davvero interessante. E quindi da lì è iniziata comunque una sorta di studio, perché prima comunque di mettermi a scrivere in un certo modo professionale, e chiaramente c'è ancora tanto imparare, non si arriva mai alla vetta, però ho cercato prima di leggere tanto e per vedere anche un po' se sarei riuscito a scrivere qualche storia che potesse essere apprezzata. Quindi è stata proprio una cosa graduale, non direi a dirti una data precisa, un qualcosa di graduale nato da un bisogno prima e poi anche dalla voglia di mettersi in gioco, vedere anche un po' la reazione di un ipotetico pubblico, ecco. Quindi una data precisa non te la saprei dire, però diciamo che comunque è da una decina d'anni, ecco, più o meno, che insomma sto facendo questo. Che sei immerso nel mondo dell'editoria. Senti, le ultime due domande e poi il tempo a quanto pare vola. Tu hai anche una pubblicazione a quattro mani. Qual è stata la difficoltà più grande nel realizzare quel lavoro? Beh, sicuramente non è facile trovare idee in comune. Anche se devo dire la verità, lavorando con Fabiana Andreotti comunque c'è sempre stato feeling, perché comunque di base deve esserci un po' di feeling, altrimenti è difficile arrivare in fondo al lavoro, a un lavoro a quattro mani. Però sì, magari sono stati alcuni momenti in cui le idee non proprio convergevano, erano un po' distanti, e quindi in quelli sono stati momenti un po' più difficoltosi. Però devo dire la verità, poi quando trovi una persona intelligente dall'altra parte, qual è Fabiana, comunque non ci sono stati problemi, nel senso che abbiamo parlato, discusso, sempre con toni poco accesi, però piano piano siamo arrivati a delle soluzioni che potessero soddisfare entrambi. Quindi secondo me la difficoltà più grande è trovare qualcuno con cui avere feeling, e nel mio caso è andata bene. Infatti diciamo sempre, magari in futuro ne scriveremo un altro, quello che ci sia andato bene, anche non so se ti farà, però comunque vuol dire che di base c'era feeling, e questo è fondamentale secondo me. Esatto. L'ultima domanda, dove possiamo trovare le tue pubblicazioni? Le mie pubblicazioni le trovate tutte su Amazon. Io mi sono sempre firmato come Marco Canella, però l'ultima pubblicazione, Tutto mi parla di noi, l'ho firmata solo come Canella, perché ho voluto cambiare. Mi sembrava una cosa più carina firmarsi solo come Canella. Quindi da ora in avanti le mie pubblicazioni saranno tutte solo Canella. Però in generale, o cercando Marco Canella o Canella, tutte le mie pubblicazioni le troverete su Amazon. Ma questo perché pensi che continua ad esserci appunto un pregiudizio nei confronti dei maschietti che scrivono romance? Allora, io l'ho fatto perché diciamo che era un'idea che era da molto che avevo, perché Canella comunque mi suonava meglio rispetto a Marco Canella. Però poi quando ho deciso di farlo, tu sei
intelligente l'hai capito subito, comunque ho detto magari potrei anche abbattere quelle barriere legate ai pregiudizi che qualcuno ancora ha. Ti devo dire la verità però, io ho conosciuto tante persone, blogger, lettrici, amiche scrittrici, e comunque di grossi pregiudizi non ne ho mai trovati, mi sono sempre trovato bene, mi ha fatto sempre sentire amato. Però qualche volta, rara, c'è ancora qualche donna che magari pensa che un uomo non possa essere in grado. Quindi chiaramente Cannella in questo senso mi può dare una mano, anche se aprendo il libro, magari anche scaricando le storie gratuito, poi comunque si capisce subito che sono io Marco Cannella, anche perché ho una pagina Amazon Cannella dove sono raggruppate tutte le pubblicazioni e quindi Cannella è insieme a Marco Cannella, quindi non è difficile capirlo che sono io. Perfetto, i 10 minuti a nostra disposizione sono volati e mi ha fatto piacere averti ospite qui e spero di incontrarti nuovamente non solo in video ma anche di persona come è stato al Free. Grazie ancora e ringrazio anche tutte le persone che ci hanno seguito fino adesso. Arrivederci. Lo spero anch'io, spero di incontrare te e tante altre amiche al Free e ti ringrazio anche per avermi ospitato, sei stata gentilissima, veramente.